E lui è partito da un punto di analisi che era la guerra, perché era appena dopo la prima guerra mondiale. Allora lui dice che durante la guerra ognuna delle parti avversarie crede nella propria immagine del nemico, considerando reale ciò che suppone essere reale. È la propaganda. Io ho vissuto la guerra in Croazia, io ho vissuto questo problema sulla mia pelle, mi sono posto mille domande, ovviamente. Allora dice, il punto di maggiore interesse di tutta l'opera è tuttavia l'analisi degli stereotipi. Ecco, questi sono molto importanti. La varietà e l'ampiezza dell'esistenza rendono impossibile un contatto diretto con i fatti, quello che dicevo prima. A questo proposito, la cultura offre agli individui degli schemi interpretativi, gli stereotipi. Giusto? E lui dice, Lippmann dice, che tale atteggiamento ci permette di risparmiare energie, e questo è vero, in quanto il tentativo di vedere ogni realtà in dettaglio impedirebbe ogni forma di azione. Ed è vero anche questo. Io a un certo punto devo anche, come diceva il signore prima, tu compreresti una macchina usata da Tom piuttosto che da Paolo. Questa è la valutazione che noi facciamo, perché a un certo punto devo fidarmi di Tom. Ma guardate che questo non è soltanto nel campo del complottismo, del giornalismo. Questo succede nella scienza. Perché voi dovete sapere, quando uno fa un esperimento e dimostra una cosa scientifica, questo mi è stato raccontato dai fisici, non me lo sono inventato io, perché io faccio un po' come Paolo, io vado a chiedere quelli che fanno le cose, perché io sono, anch'io sono molto scettico, però vado a chiedere, cosa abbiamo detto ai fisici? Hanno detto certo, perché quando noi facciamo un certo tipo di lavoro, noi diamo per scontato che tutte le ricerche sulle quali noi ci appoggiamo siano vere e sono state eseguite con tutti i crismi scientifici. Ma non abbiamo la dimostrazione che è così, perché non abbiamo la possibilità, non abbiamo il tempo di verificare tutto quello che è stato fatto prima di noi. E quindi addirittura la scienza si basa sulla buona fede. Io mi affido ai ricercatori dei quali credo che il loro lavoro abbia un certo valore. Per cui non è soltanto giornalismo, è addirittura scienza. Allora, quindi dice, in conclusione, dice che sebbene l'opinione pubblica sia un elemento fondamentale per ogni sistema democratico, non è ancora mai stato analizzato il modo in cui essa si forma. Oggi questo è chiaro, negli anni 20 non era molto chiaro, ma oggi questo è chiarissimo, si forma esattamente il modo in cui abbiamo visto prima, tramite i media, tramite la manipolazione dei media. Controlliamo il tempo. Ops. Tu sapevi che la prima Matrix era stata presentata verso il mondo umano ideale, dove non si soffriva e dove erano felici tutti quanti, contenti. Fu un disastro. Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti interi raccolti. Tra noi ci fu chi pensò ad errori nel linguaggio di programmazione nel descrivere il vostro mondo ideale, ma io ritengo che, in quanto specie, il genere umano riconosca come propria una realtà di miseria e di sofferenza. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale il vostro primitivo cervello cercava, si sforzava di liberarsi. Ecco perché poi Matrix è stata riprogettata così, all'apice della vostra civiltà. Questo mi anticipava in maniera più straordinaria la questione politica, perché è proprio questo. Sembra che siamo del tutto incapaci di creare una realtà, come posso definirla? Bella, vivibile, sostenibile, umana. In America già negli anni 50 hanno rilevato l'importanza dell'immagine, cioè dell'immagine del politico. Già allora si parla del culto della personalità. Cioè, di cosa si sono accorti? Si sono accorti che più conta come si presenta un candidato politico che non quello che dice. E questo, come oggi possiamo vedere dopo più di 50 anni, succede anche qui da noi, altrimenti certe cose sono davvero inspiegabili. Perché? Questo è il figlio della cultura consumista. Vediamo il politico come un prodotto, lo vediamo incellofanato meglio o peggio. Io oggi non sono incellofanato molto bene, l'ho fatto apposta. E quindi in base alla sua immagine noi valutiamo la sua importanza, noi diamo peso alle sue parole. E poi è stato introdotto un altro paradigma molto importante, e cioè l'uomo cosiddetto etero diretto, cioè l'uomo che tende a giocare in squadra.
E questo è stato un paradosso, perché hanno rilevato, hanno detto, ma come mai questa cosa qua, che in America, che è stato un paese sempre di forte individualità, all'improvviso viene fuori questo paradigma che nega in realtà l'individualismo, ma non è casuale. E qui il gioco torna esattamente a quello che vi dicevo prima. L'uomo in gruppo è più facile da controllare, è più facile da tenere buono. Perché? Perché già in sé lui ha questo istinto di comportarsi così come il gruppo in qualche modo vuole. Quando noi parliamo dell'America, prima diceva Paolo, è cambiato il governo, è arrivato Obama. Una volta ho parlato, io ho diversi amici per fortuna in giro per il mondo, grazie alla mia conoscenza dell'inglese, che è stata la mia prima lingua straniera, l'italiano è arrivato dopo. E una volta ero con un mio amico che è uno scrittore, insomma è una persona con una certa preparazione, e lui mi ha detto, dice guarda che voi non avete capito niente del sistema politico americano, voi credete che adesso arriva Obama, piuttosto, dice, non c'entra niente. In America ci sono due squadre, che sono quelli dei democratici e ci sono quelli dei repubblicani. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto, gli interessi del paese sono sempre quelli, soltanto che poi le soluzioni, quello che fanno, vanno fatte in modo democratico piuttosto che repubblicano. Cioè Belgrado, oddio, adesso io voglio dire, è stata bombardata, insomma, in Croazia è stata vissuta in qualche modo come una giusta punizione, all'estero è stata magari vissuta diversamente, però l'hanno bombardata i democratici. Voglio dire, no? Vietnam lo stesso, giusto? Per cui non vuol dire esattamente nulla. Però il fatto è che sono due squadre, che lui diceva, ma dove sono, dove Cheney, dove... Non serve, non è lui, è la squadra che ha buttato fuori lui, Obama lo stesso. Io l'ho gridato dal principio, dicevo ragazzi guardate che è un abbaglio, non c'entra niente Obama, un uomo non può fare, ma nemmeno un presidente della regione in Italia può fare quello che vuole, figuriamoci presidente di una federazione. Sono Stati Uniti d'America che hanno degli interessi ben precisi. Loro sanno benissimo come hanno costruito la loro fortuna. Loro non possono svetolare questa fortuna perché hanno eletto presidente un nero, con tutto il rispetto. Non c'entra niente. È stata un'operazione abilissima di estetica. Hanno rilevato un po' il visetto che ha lasciato George Bush. Punto. Fine. Questa è la politica. Allora, un certo Worthington, alla sociologia generale di Pareto, che era un altro importante studioso, dice «Vi sono, si riferisce al suo libro, talune idee scoperte che possono essere di molto aiuto a quanti vogliono trasformare la società. Molti uomini hanno tentato di modificare la condotta del prossimo col ragionamento o col promulgamento delle leggi. I loro sforzi si sono spesso dimostrati singolarmente infruttuosi. Pareto mostra come il loro fallimento sia connesso con i fattori non logici. Per controllare gli uomini occorre manipolare i loro istinti e le loro emozioni e non già tentare di correggere il loro modo di ragionare. Questo è un argomento perfetto. E questo è un fatto ben noto a molti uomini politici che vogliono persuadere i loro elettori facendo leva sui loro sentimenti più che ricorrendo ad argomenti logici, che non sarebbero ascoltati e che perlomeno non basterebbero in nessun caso a commuovere le folle. Questo è un fatto innegabile. Perché se noi avessimo ragionato, anche su scala molto più piccola, regionale, provinciale e in definitiva quella italiana, non avremmo mai eletto certi personaggi. Evidentemente non abbiamo ragionato, ci hanno colpito sulle emozioni. Quali sono queste emozioni? Voi guardate bene, certi partiti su cosa puntano? Sugli istinti più bassi. La pericolosità dell'immigrazione, perché tutti noi, anche io sono un immigrato, anche io sono critico verso il fenomeno, sono molto critico, pur essendo un immigrato, però fanno leva sugli istinti più bassi, non ti spiegano il fenomeno, non ti spiegano come si potrebbe controllare, non ti spiegano come si potrebbe gestire, perché abbiamo tutti i mezzi, ma fanno leva sugli istinti più bassi, perché se siamo in pericolo dobbiamo difenderci, allora tu eleggi quello lì perché lui ti difenderà con la spada tra. Non funziona così, ma lui così si fa eleggere. Perché altrimenti, come mai che la politica non propone mai una cosa logica? E anche qui ci chiediamo, ma com'è possibile? Com'è possibile che io ci arrivi, o magari ci sono arrivato con 3 anni di anticipo, una cosa che solo dopo 3 anni è venuta fuori?